Eccoci qua, buongiorno a tutti da Tokyo, io sono Davide. E io sono Eleonora, piacere. Io e Eleonora insieme a altre 10 bellissime persone aiutiamo le aziende italiane a entrare nel mercato giapponese e lo facciamo in maniera più o meno standard e tradizionale, nel senso che se da un lato continuiamo a lavorare nel tecnico, ricercando appunto importatori, canali di distribuzione, dall'altro abbiamo negli anni anche messo a punto tutta una serie di strategie comunicative che ci fanno assomigliare molto di più ad un'agenzia di comunicazione che non una camera di commercio. Ecco, ci tengo proprio a in un qualche modo a rassicurare chi ci segue da casa, perché il nome può essere un po' fuorviante. Le camere di commercio italiane all'estero, come nel nostro caso, sono delle associazioni private. Noi nasciamo 50 anni fa con l'obiettivo principale di promuovere gli scambi commerciali tra Italia e Giappone, e devo dire che negli anni ci siamo proprio adeguati e abbiamo proprio scardinato certi luoghi comuni, e adesso siamo a tutto tondo, direi, un'agenzia di comunicazione. Aiutiamo moltissimo le aziende a rafforzare la loro identità in Giappone con il nostro ufficio stampa, con il digital marketing, con produzioni video, con grossi eventi e con progetti come questo. Esatto. Esatto. Infatti questo progetto, The New Italian Cool, non è soltanto il titolo del webinar che seguirete tra poco, ma è anche e soprattutto il nome di un progetto che abbiamo pensato nell'ultimo anno, anno e mezzo, e che sta per vedere la luce tra pochissimi giorni. Perché The New Italian Cool? Perché ci siamo resi conto negli ultimi anni che il consumatore giapponese, seppure ancora molto legato ai valori di tradizionalità, artigianalità italiana, ci sta richiedendo sempre più insistentemente di vedere anche brand che siano un pochino più contemporanei, più sostenibili, più innovativi, più funzionali. E in una parola sola abbiamo deciso di chiamarli più cool. Esatto. Allora, questo progetto si sviluppa, prevede perlomeno 3 facce. La prima è, pregherei Francesco di farvela vedere, è una piattaforma con la quale porteremo in Giappone, esatto, la state vedendo in questo momento, un flow costante di informazioni dall'Italia su quello che in Italia in questo momento è cool, sulle nuove tendenze, i nuovi brand, i nuovi designer, ed è su questa piattaforma che vorremmo inserire appunto i brand che parteciperanno a questo progetto. Quindi da un lato abbiamo questa flow costante di informazioni, poi c'è una seconda fase di cui si occuperà Eleonora, che prego Eleonora di presentare. Comunque, per entrare in Giappone è sempre importante trovare innanzitutto un importatore, se andiamo a vedere poi nel concreto come si fa. Quindi organizzeremo uno showroom qua presso la nostra sede. Abbiamo infatti una sala eventi di circa 100 metri quadri, alla quale inviteremo tutti i buyer importatori, di department store, di select shop, che verranno a vedere i vostri campioni che ci avrete preventivamente ovviamente mandato qua. E organizzeremo in questo showroom degli incontri B2B virtuali, quindi non c'è bisogno che voi veniate in questo momento fisicamente in Giappone, ma avete comunque la possibilità di parlare. Di parlare direttamente con il buyer, confrontarvi direttamente, fare le vostre proposte. E questo metodo del B2B virtuale è un metodo veramente efficiente. Se non l'avete già provato in questi ultimi, diciamo, anno e mezzo ormai, vi posso assicurare che è un metodo che sta funzionando bene e i buyer si sono adattati benissimo. Sì, direi che anche nella situazione post-Covid sicuramente noi continueremo con i meeting virtuali, perché insomma dal punto di vista delle tempistiche e del costo sono in realtà una bella cambia molto, esatto, per il produttore, e invece per i buyer comunque hanno qualcuno di fisico, che siamo noi in rappresentanza insieme a voi che vi assistiamo qua sul posto. Noi saremo qua a fianco del buyer, esatto, con i vostri prodotti. Esatto, io dicevo prima che noi siamo una dozzina qui in Camera di Commercio, in realtà la Camera di Commercio ha un network allargato di circa 200 aziende e molti professionisti. A questo progetto nello specifico partecipano, oltre a noi, anche un editor giapponese, un testimonial giapponese molto, molto in vista, con un suo network ben consolidato, e poi una serie di cool fetch dall'Italia che ci aiutano a captare quelle che sono le nuove tendenze.
Allora, la terza fase, appunto, quindi abbiamo una piattaforma di presentazione, abbiamo poi uno showroom fisico, abbiamo una cabina di regia con la quale organizziamo appunto delle conversazioni tra voi che create e chi invece qua importa e distribuisce, e poi abbiamo la terza fase, che è forse anche quella più importante, dell'affiliazione con testimonial giapponesi. Vi posso fare il nome di Yoshimasa Hoshiba. Lui è stato l'editor di un grosso magazine di moda e adesso ha appunto un network molto consolidato di amanti dell'Italia. Con lui presenteremo alcuni dei brand che partecipano al progetto e li proporremo sia nella sua, sui suoi social, con i quali lui fa anche vendita diretta, sia presso catene distributive con le quali stiamo parlando. Vi posso già fare il nome di Isetan, Beams e Tsutaya, e chi di voi conosce il Giappone sa che sono comunque tre tra le piazze più, più importanti qui e anche più cool, in un momento in cui comunque i department store sono un po' in declino, e poi organizzeremo appunto dei corner shop, dei corner presso queste catene. Quindi il progetto sta nascendo, si è delineato già in queste tre fasi, e poi vedremo come si sviluppa. Ma l'intento è proprio quello di aiutare brand non ancora presenti qui sul mercato o presenti minimamente, che rappresentino un'Italia più contemporanea, più innovativa, più cool, a entrare in Giappone per rispondere a una domanda sempre più crescente. Io credo di aver detto tutto, vi lascio con Eleonora e Orietta Pellizzari, che saluto e che ringrazio. Lei è una delle nostre cool catcher e che vi parlerà adesso appunto delle ultime tendenze in Italia. Ciao a tutti e ci vediamo presto. Eccoci, perfetto. Grazie Davide, grazie Eleonora, grazie anche Francesco. In effetti, parliamo proprio del Japanese lifestyle. Ovviamente io non sono in Giappone in questo momento, per cui ci tengo a dire che questa ricerca l'abbiamo fatta a tante mani tra i miei cool scouter in Japan e tutto lo staff anche di Camera di Commercio. Qui abbiamo cercato di costruire una breve panoramica su che cosa sta succedendo, come è cambiato il lifestyle giapponese e noi come possiamo inserirci con i nostri prodotti italiani, perché l'Italia gli sta rimanendo qua nel cuore, non possono viaggiare, per cui hanno sempre bisogno di avere qualcosa di nuovo dall'Italia. Parto con una slide che magari vi dà un pochettino più di numeri e va a focalizzare alcuni punti. Sicuramente essere cauti è il numero maggiore, vero Leonora? Questo me lo raccontate molto spesso, lo vediamo anche. Sì. La regola è anche parte della cultura. Sì, pienamente. Diciamo che questi sono i fondamenti per l'approccio al Giappone. Però abbiamo sicuramente dei numeri da vedere, come il 58% di questi giovani abbastanza wealthy, abbastanza benestanti, che non possono uscire. Ovviamente non sto parlando solo di Generation Z o Y, sto parlando anche di giovani adulti, e che stanno cominciando a spendere localmente, per cui loro stanno portando anche un nuovo modo di acquistare, sicuramente. Che vuol dire, quando si chiama questa alta percentuale loyalty disruption, hanno voglia di vedere qualcosa di nuovo, hanno voglia di cambiare un modo nuovo, e lo vedremo dopo, sia di comprare che nuovi. Ovviamente digitale, consumer stanno perlomeno assaggiando questa esperienza, e vedremo dopo che è sicuramente un modo molto giapponese di comprare online, che vuol dire loro
L'aspetto fisico dell'andare in negozio ce l'hanno, vogliono andare in negozio, vogliono vedere il prodotto, ma spesso per una questione di sicurezza e di protezione preferiscono non manipolare soldi, non dover toccare nulla, per cui vedono, capiscono, toccano il prodotto, ma poi lasciano tutto e preferiscono ricevere a casa in un tempo rapidissimo il package con un pacchetto regalo meraviglioso, perché sapete che il packaging per il Giappone è molto importante. Diciamo che questa tendenza si è rafforzata anche molto negli ultimi 2 anni, soprattutto nell'ultimo anno con tutto quello che è successo. I vari delivery ormai non reggono più il sistema, no? Non ce la fanno più, sono pieni di ordini di questo tipo online. Ed è diventata nuova, vero Eleonora? Perché è proprio un modo nuovo di comprare. Alcuni lo chiamano showrooming, che è proprio entro nel negozio, vedo, vivo, ascolto e poi dopo comprerò in un secondo momento o direttamente lì faccio l'operazione. Esatto. Di sicuro poi c'è un altro punto che è questa continua evoluzione di un lavoro flessibile. Vedete dopo una curiosissima tendenza che ci porta a vedere come c'è sempre uno spirito di adattamento del popolo giapponese. Ora entriamo dentro un'altra. Qual è il gusto nello shopping behavior che stanno tutti ricercando? Vi ho proprio riportato una tabella che fa tutta una serie di statistiche su quali sono le ragioni per comprare per i consumer giapponesi. Sicuramente c'è il valore in testa a tutti, come valore ovviamente lo shipping delivery, il prezzo, perché il prezzo e la qualità, e poi anche questi larger package sizes. Ma la cosa che vi voglio mettere in evidenza è esplorare, guardare a nuovi brand. Questo è proprio il focus, per cui oltre al valore ci vuole la novità, cioè la novità per loro è la base. Ovviamente non stiamo parlando dei grandi brand del lusso, quelli ormai sono già super presenti, ma stiamo proprio parlando di piccolo, ma culturalmente anche molto exciting. Vi do un esempio, questo è per esempio Beams, che ha creato questo Culture Heart by Beams, che è un luogo proprio di curiosità che va da la cartoleria, al lifestyle, all'oggettistica, al fashion, ci sono veramente tutte le tipologie, ma la cosa interessante è mettere al centro il cliente e intrattenerlo, perché ci sono tantissime collaborazioni con artisti, per cui è diventato un incubatore di novità. E prima Davide proprio diceva, Beams è uno dei tre grandi nomi che non hanno smesso un minuto di portare novità e di essere molto molto attivi. Tanto che queste riferimento ormai sono diventati punti di riferimento, appunto, Beams, modelli Mac del lifestyle qua a Tokyo soprattutto. E questi modelli di riferimento sviluppano anche un'altra caratteristica interessantissima, che è tutto il passaparola. Cioè il passaparola che poi passa su ovviamente i loro format, il loro WhatsApp, che è in line, piuttosto che tutto il mondo degli SNS, ed è un modo perfetto per loro per suggerire, diciamo, fare questi suggerimenti per gli acquisti, perché voi direte, bene, ma se noi abbiamo bisogno di fare tanta comunicazione, perché ovviamente ha sempre dei grandi costi, come facciamo a fare il passaparola? Abbiamo bisogno di personaggi giusti e dei gruppi giusti, ed è per questo che il progetto di Coolness è andato a centrare dei supporter come Yoshimasa, ma anche delle strutture come avere un Isetan, un Beams, che ti possano permettere di agevolare questi passaparola, ed è veramente probabilmente la cosa più interessante. Poi parliamo di sostenibilità. Grande parola, vero Eleonora? Infatti ho messo questa slide perché era uno struggle. Com'è la situazione in Giappone rispetto all'Europa? Ben diversa, eh?
qua la situazione è ben diversa rispetto a quanto si possa immaginare, credo. Sì, perché abbiamo delle percezioni molto differenti di che cosa è sostenibile. Probabilmente intendiamo la stessa cosa, ma viene denominata in altre maniere. Ovviamente, cioè molto più innovazione responsabile, piccolo e bello, fatto con un certo tipo di criterio. Queste sono un po' le indicazioni. Tanto che in effetti cosa è successo? E vi ho messo questa foto che era molto curiosa, cioè le persone benestanti, che mi è piaciuto prendere questa immagine di questi due personaggi, con dei soldi in mano, perché sono quelli che non hanno potuto spenderli, in questo momento si sono avvicinati maggiormente a tutta la vita che si può dire più sostenibile. Tanto che sono state fatte una serie di ricerche e indagini e in effetti la sostenibilità ha avuto una crescita maggiore, soprattutto per tutta quella parte della società dove si è capito che, con questa pandemia dovevo stare più all'aria aperta, dovevo stare in posti più soli, dovevo essere più conscious anche di fare meno waste, per cui comprare bene, dal second hand al comprare piccoli nuovi brand, ma anche, cioè perché no, l'abbiamo visto in un nuovo modo di acquistare, anche spendere per avere una seconda casa, una casa in campagna, avere più di un'auto perché non vogliamo vivere sui mezzi, ma in questo caso elettriche. Certamente. Questo è un po' tutto il mondo. Eleonora, tu cosa dici? Qui abbiamo una cosa che è uscita tantissima e si chiama Build Back Better. È proprio una campagna, un claim che si è diffuso tantissimo. Io ho preso questa immagine apposta perché ci sono state tutta una serie di iniziative e il concetto di sostenibilità per il Giappone sta diventando un po' il loro concetto di perfezione. Esatto. Sapete, no? Loro vogliono bene. E ci tengono tantissimo alla perfezione, sempre, poi magari ce lo spiegherò anche più avanti, però è fondamentale, no? Fare poco ma perfetto, giusto? Giusto, infatti il poco ma perfetto è stata un po' una delle chiavi per far capire che la sostenibilità vuol dire spendo bene ma meglio, o compro piccoli brand che fanno cose fatte bene, per cui in modo conscio, per cui mi fanno vedere che loro non stanno inquinando, e ovviamente un'opportunità per creare, per aiutare e ricostruire il mondo. Cioè questa è stata la forma mentis, diciamo, il dinamismo, il meccanismo che è entrato. Allora adesso arriviamo al pezzo forte. Il pezzo forte è che il grande trend che ci piace mettere in evidenza oggi è dal mondo del camping al mondo del glamping. Sicuramente l'avrete sentito, ce l'abbiamo anche noi in una forma magari un pochettino più soft, meno strong, però nella forma in cui l'ha presa il Giappone passa proprio dal fare camp molto sportivo, cosa che c'è molto forte, ma va in un aspetto molto glamour. E adesso questo è uno dei topic più, diciamo, hot topic del momento in Giappone. Posso assicurare che ormai non si parla d'altro. Infatti. E poi cosa vi faccio notare? All'aria aperta. Sono molto molto attivi. Ottimo, e voi notate anche una cosa, in questa tenda che sembra estremamente spartana, poi abbiamo un tavolino molto decor, un candelabro, per cui si sono sviluppati tutta una serie di prodotti che sono legati a questo modo di vivere. Adesso ve ne facciamo vedere alcuni, perché veramente la cosa prima
in modo molto molto forte e la parte più all'aria aperta. Questo Noson è un evento, è un camp per cui la famiglia outdoor, ma nello stesso tempo abbiamo il mondo di cottagecore. Qui vi abbiamo messo in evidenza Snowpeak, che è uno dei brand che sta andando tantissimo e passa proprio dal lifestyle al camp, alla urban outdoor. E vi ho messo proprio anche questa casetta, perché per loro glamping non vuol dire solo tenda, ma vuol dire anche andare e ritrovarsi già, diciamo, tutta la struttura già ben fatta. Dove fare questi tipi di attività, per cui tutto il mondo di outwear, perché no, per cui tutti i mondi di tessuti anche molto tecnici che possano piacere per questo movimento, piuttosto che vi metto in evidenza un altro brand che è stata una cosa di cui tutti hanno parlato, magari Eleonora ne sa ancora di più, è questo Workman Plus. Sì, è stato su tutte le televisioni, giornali di recente, veramente è stato portato all'attenzione tantissimo, tutti lo conoscono ormai in Giappone. In Europa, non lo conosciamo. Non lo conosciamo, non spaventatevi, non immaginate che non sia un prodotto per noi, ovviamente, è una tendenza tutta loro, ma la cosa basica è che viene dal mondo proprio del lavoro, e questo è proprio stato uno degli elementi che io ho scoperto grazie proprio a un'esperta di giapponismo, perché anche io a gennaio non ne sapevo molto di questo, ed è stata un'evoluzione molto particolare. Voi sapete che per loro fare bene una cosa importante è ispirarsi proprio alle divise, alle tute da lavoro di chi, di questi muratori, che di solito i carpenter che vedete, poi è evoluto e diventato un elemento trendy. Ma guardiamo anche un altro aspetto, ovviamente tutte le attività fuori, all'aperto. Lo stare all'aperto è la cosa importante per loro. E anche scoprire la vita, diciamo proprio la farm life, per cui andare a vedere chi fa le cose, sia nel mondo del food che nel mondo dell'oggettistica, cioè questi tour fuori porta di Tokyo, e anche lo urban gardening. Esatto, quello in forte crescita. E se posso dire, fare un piccolo aneddoto, diciamo, di vita quotidiana qua, io vedo che in confronto ai miei amici così giapponesi, quando andiamo a fare questo tipo di attività outdoor, loro sono estremamente cool, sempre con attrezzati benissimo, sia a livello di appunto outfit, sia a livello di attrezzatura generale. Hanno veramente una mania, una passione per questa perfezione in qualsiasi attività outdoor che facciano. Che sia anche l'attività fatta una volta all'anno, ho visto, sono impeccabili a livello di outfit, attrezzatura. Infatti è vero, infatti queste immagini vengono da uno dei brand più cool del momento, che è una collab di White Mountaining, per esempio, per cui non sono delle foto prese a caso, in effetti. Veramente così. E poi, e infatti, guardate dove vanno. Adesso arrivo proprio al punto. Come voi direte, ma dove spendono il loro tempo? È nata tutta una rete di hotel, che sono degli hotel glamping, e vi ho messo alcune delle foto, che sono veramente dei camp. Però guardate, sono dei bellissimi camp di strutture, di architetture super avveniristiche. E in questo caso sono particolarissime, perché tu vorresti andare a dormire in questa palla rotonda appesa sugli alberi, o vuoi andare a fare queste scoperte e dormire ai piedi del Monte Fuji. E in effetti questo ha portato anche Hilton di Tokyo, Odaiba, ha organizzato questo room camping all'interno dell'hotel. Cui vuoi tu fare l'esperienza di stare in un camping all'interno dell'hotel. Cioè, guardate come è tutto decorato. Ovviamente noi immaginiamo
offrire dalle coperte all'oggettistica da utilizzare all'interno di queste, cioè ci sono tutti gli oggetti più cool del momento, per cui non solamente abbigliamento. Vero, fino nei minimi dettagli, un'attenzione inimmaginabile, rimango sempre stupita. Infatti guardate anche quest'altro caffè, hanno creato anche ovviamente un bar, cioè vedete che sono all'interno immagino di uno spazio enorme industriale perché lo vedi dal soffitto, e poi hanno ricreato tutte le tende e all'interno di tutte le tende hanno rimesso tutti gli oggetti. Noi non ce l'abbiamo ancora questa cosa. E poi man mano hanno iniziato anche a fare collaborazioni con le case automobilistiche, certo, che è una cosa importantissima, piuttosto che fare un'altra cosa che anche qui noi non abbiamo. Ho preso proprio delle immagini da questa Doma Living, che è una casa di costruzione, la Daiken Construction, che offre i pacchetti agli uffici, dicendo ai vari building che hanno questi complessi di ufficio al centro di Tokyo, e gli offrono anche il pacchetto ufficio open air, così i tuoi dipendenti non sono costretti a stare all'interno di quei loculi di uffici che hanno. E mi sembra interessante, no? Sì, questo si sta diffondendo tantissimo nell'ultimo periodo, questo sistema, in effetti. È un'ottima soluzione. E ovviamente ci sono anche brand che stanno aiutando questa cosa. Una North Face ha fatto proprio una collaborazione con una casa di, diciamo, di costruzioni, perché poi offre tutto il package, e ti offre il package per un temporary open air camp per il tuo ufficio, che puoi affittare per una settimana, due settimane. E infatti questo viene un po' anche dal loro nuovo concept di North Face Harajuku Alter, dove ci sono tutta questa serie di esperienze nuove, per cui vedete che, cioè, non si sono assolutamente fermati. L'unica cosa è che proprio l'hanno fatta in modo serio, si specializzano su una cosa e questa la fanno fino alla fine. Perfettamente, sì. Vero, secondo me è un'altra cosa interessantissima. Abbiamo anche un altro aspetto in questo momento. In questo momento poi ci piace anche vedere ma qual è il tipo di prodotto che è venuto alla gara, è venuto in avanti. È ovvio che in Japan is better. Cosa vuol dire? Non è dire che non vogliono comprare italiano, ma prendiamo che cosa è uscito, quali sono gli elementi dell'attenzione del consumer giapponese rispetto ai loro piccoli brand. E sicuramente c'è questa focus di essere bravi in quel prodotto, per cui presentarsi in una maniera molto chiara, non dare troppi prodotti, dire scegli tu, e poi affordable, cioè questo proprio concetto di affordable, cioè il prezzo giusto, che non vuol dire basso. Quali possono essere, Leonora? Questa è un'attenzione, secondo me, che ci hai fatto notare spesso. Assolutamente. Innanzitutto, sul primo punto, la ricerca della perfezione, questo l'abbiamo detto più volte fino ad adesso. Io credo che sia molto importante sottolinearlo per tutti quelli che ci stanno ascoltando. Quindi, se si approcciano al Giappone, come devono porsi? Quindi io andrei a specializzarmi su un prodotto, un proprio prodotto rappresentativo del proprio brand. Sei d'accordo, Orietta? Quindi focalizzarsi su qualcosa e presentarlo proprio perfettamente. Non tanto, poco, ma perfetto nel rappresentarsi. Anche secondo me. Noi abbiamo già una domanda, Leonora, non so se possiamo già risponderla, però è una domanda interessante sul mondo delle calze e il mondo dei collant. Sono un po' andata allo schermo? Ok, vediamo. Sì, cioè noi la posso leggere io, ci viene proprio detto, noi facciamo parte del mondo delle calze, siamo produttori di collant, in questo momento qual è il posizionamento di questo prodotto in Giappone? Ok, molto interessante. In realtà poi abbiamo anche un esempio in qualche slide tra poco di calze, giusto?
Un esempio sì, che ne anch'io abbiamo messo anche di prima. Perché la calza è molto importante, lo sapete, probabilmente chi di voi ha viaggiato in Giappone fino adesso non poteva tornare a casa senza un paio di calze. Era praticamente uno dei concetti. Di sicuro cercherei di entrare all'interno di questo mondo, una calza che sia probabilmente pratica, funzionale, perché la durabilità è uno dei suoi concetti, ma con un design moderno. Per esempio il colore, il dettaglio, il piccolo simbolo che la fa riconoscere, e tra l'altro il simbolo magari messo punto caviglia, perché Sì. è il punto che posso mostrare. Cioè, sono alcuni micro dettagli che fanno sì che loro scelgano quel prodotto, che si riconosca e lo posso anche mostrare, perché comunque lo stesso giapponese ha questo tipo di indicazione. Ora adesso ve la mostriamo nelle prossime slide, appunto. Come pensi che sia Quindi cambiato? abbiamo fatto. Il settore ovviamente è cambiato molto nel corso degli anni, se guardiamo nello specifico le calze. È cambiato molto negli ultimi anni, adesso è molto più casual, molto più sportivo, giusto? Sì, molto più sportivo, colorato, con dei dettagli molto più divertenti, un pochettino più naif, un pochettino più artistici. Ecco, meno formale, la situazione formale è andata un pochettino più scemando, per cui quella parte di formalità che vedevate in una ghincia, per esempio, adesso si è un po' mescolata, si è mescolata con qualcosa di sempre più nuovo, anche solo degli effetti di perforazione, dei contrasti di colore. Ovviamente non sto parlando di colori più pazzi, perché se Sì. parliamo di Collant, già sono su una situazione più lavoro e meno a volte. Ora vi stiamo facendo vedere una carrellata di prodotti, per cui di sicuro essere specializzati in qualcosa in particolare vuol dire anche saperlo raccontare fino in fondo. Guardate queste scarpe, la scritta all'interno, tutte queste etichette parlate, noi le definiamo. O essere specializzato nel hoodies, nel giubbotto, perché no, in fibre nobili, le fibre naturali, veramente naturali e tracciabili, sono sempre le migliori. Il PET riciclato è un po' greenwashing, non, e poi non fa cool. No, assolutamente. È vero, è vero. Vero? Già mi Sì. ricordo che incontrai vari buyer giapponesi tra febbraio, tra la nostra Milano Fashion Week, e loro automaticamente ti dicono: per noi sostenibilità non è la plastica riciclata, o meglio, lo è, ma lo è nella vita quotidiana. Se penso a un prodotto italiano, penso a un prodotto autentico, long lasting, per cui penso a un qualcosa di livello più alto. Per cui naturalità al massimo, questa è la cosa più importante. Lo vedete anche dai prodotti che abbiamo davanti. Poi, Da questi esempi che sono veramente rappresentativi. sì, ecco, in questo caso c'è un esempio dove vi ho messo anche il prezzo per farvi capire. Qui abbiamo questo maker di cinturini per orologi che è specializzato in quello, ti racconta tutto come lavora i filati, come fa proprio lo spinning dei filati, e in questo caso ti offre anche un prodotto che per loro è considerato affordable in questo senso, no? È super anche comodo da utilizzare in questo caso, se non ricordo male, perché diciamo componibile in modo molto libero. Il concetto dell'intreccio ed è il concetto di aver intrecciato questi fili di pelle piuttosto che fili colorati. Poi è molto bello questo concetto perché lo puoi estendere anche ai pet, ai dog. Cioè lo poi Sì. vedevo che questo era veramente un piccolo gallery store, ma che ti permetteva di personalizzarlo su molte cose, persino all'interno del lifestyle, per cui anche oggettistica, ed era una cosa molto interessante.
Oppure man mano entriamo anche in questi nuovi piccoli negozi specializzati nella calzatura, in questo caso molto giapponese, molto flat, fatta in pelli genuine, naturali, però se sono pelli vegetali che siano dorate, cioè il colore è sicuramente un elemento che sta entrando di più, che prima non lo era così tanto. È vero, assolutamente. Man mano si sta facendo, sta trovando il suo spazio sempre di più. Però, come abbiamo visto, esempio, sono appunto specializzati, sempre specializzati su pochi prodotti, ma fatti con grandissima cura. Infatti lo vedete anche in questo caso. Questo è un altro caso molto interessante, dove vengono usate queste, vengono fatte queste sacche in tessuto che di solito viene usate per le sailing, per le barche, e poi è stato ritrattato ed è molto interessante tutto questo concetto di upcycling, ma nello stesso tempo va a prendere anche canvas militari e poi ci mette delle tonalità che sono anche abbastanza inusuali per loro, tipo questo lilla. Vedete che già presenta anche il fatto che può, perché questo piccolo Rosono Manufacture anche una linea di pelle e ti fa anche vedere che lo potrei usare per fare un picnic all'aperto. Poi man mano tutto il mondo di antique, per cui riprendere tutto questo mondo di vintage, second hand, reselling. Non abbiamo spinto troppo in questa presentazione sul reselling, ma è un mondo enorme. Ci sono anche dei portali tipo Mercari che sono diventati i più grandi e i più hot del momento, perché già il concetto di comprare qualcosa che era già stato fatto a tempo ed era già stato usato e utilizzato in altre maniere fa parte del non contribuisco a non creare pollution. Esatto. E poi mano a mano anche, vedete anche tutto il mondo dei gioielli, che è un altro mondo interessantissimo per il Giappone, perché è il piccolo oggetto che stanno ricercando nuovo e che è un pochettino più difficile da trovare, soprattutto da piccoli brand che abbiano la forza di essere in Giappone. E vedete in questa immagine ci sono anche vi ho proprio messo questi anelli, sembrano quasi dei meccanismi, perché proprio anche il concetto dell'anello porta il concetto di riciclare o far rivivere pezzi che erano stati usati per qualcosa di differente. E poi ovviamente abbiamo altri tipi di esempi, mi piaceva anche farvi vedere un po' di people around, piuttosto che borsine un po' particolari, ricamate, sacche sempre che abbiano dei disegni nuovi, piuttosto che voglio entrare in un altro mondo importantissimo, Eleonora. Qui già tu sai di cosa sta parlando, perché parliamo in generale proprio di come si vive in Giappone. Oggi raccontiamo, vogliamo darvi un quadro proprio bello completo di cosa sta andando là in Giappone. E questo, immaginate cos'è? Questo è un piccolo robot che serve a coloro che a casa non possono tenere un gatto o un cane. E allora gli è stato creato un micro robot, e questo robot è tutto peloso, si possono anche cambiare tutti i vari set, però lo puoi coccolare, si muove per la casa, cioè imita assolutamente un cane, un gatto con la coda. Questo perché c'è una grande attenzione. Sì. Se spieghiamo prima di tutto, magari non tutti gli ascoltatori lo sanno, che qua in Giappone sono pochi gli stabilimenti, le mansion, gli edifici, gli appartamenti che consentono di tenere un gatto o un animale domestico. Perché, diciamo, il Giappone è un po' particolare anche su questo, forse molti non lo sanno. E da questa particolare necessità del paese nascono poi per appunto queste offerte. Quindi quando si approccia al Giappone, secondo me, anche un consiglio in linea generale, bisogna sempre essere
prima conoscere bene il paese, poi essere aperti ad adattarsi, no? A soddisfare esigenze che qua in Giappone ci sono e in Europa no, come in questo caso. Questo è un esempio perfetto, secondo me. Allora vi voglio far vedere questo esempio, vi mostro adesso il video, abbasso proprio, qui parliamo di denim, ma guardate questa iniziativa, cioè, praticamente lavorare, riutilizzare il denim e creare tutta questa serie di vestitini, di set per i cani, per i gatti, tutta questa serie di set molto particolari, perché il denim piace, ovviamente il denim fa outdoor, il denim è tipicamente giapponese e il denim poi fatto in un certo modo, con un certo tipo di lavaggi e di concetti, poi è anche estremamente cool. Allora perché no metterlo sul cane? E questa è una cosa interessante, cioè stanno nascendo tante di queste micro situazioni dove praticamente sposti la tua abilità su quel prodotto e la metti anche su altri differenti, chiamiamoli utenti. Questo è un po' la, esatto, il messaggio. E questo è veramente cute. Veramente chiude, ma ci sono, sentivo anche che la possibilità in alcuni di questi camp hotel è quello di affittare un cane o un gatto solo per il weekend in cui tu rimani, e tu puoi avere l'opportunità di avere la tua cabina, tenda e anche incorporato gatto e cane, così tu lo potrai vivere proprio per questa cosa. Si sta sviluppando molto e anche ora entriamo al pet. Rental, l'hai detto male così, però insomma, non è proprio carinissimo, ma servizio rental, sì. Rental pet, che più o meno era un po' come il caffè, il cat coffee, una cosa di questo genere, dove c'erano sì, sì, che tutti i turisti che sono venuti qua ci saranno andati almeno una volta, no? Beh, sicuramente. Ora entriamo in un'altra situazione, e invece è una tendenza mista. La chiamiamo mista, ibrida, perché è stato un modo per evolvere il minimalismo e il concetto di wabi-sabi giapponese con lo stile higi scandinavo. Higi scandinavo è questa vita come nei boschi, questa vita come boscaiolo, chiamiamola. Per cui l'unione di questi due trend si chiama Japan più Scandi. A dire il vero, questa non è proprio nata in Giappone, è stata una cosa nata più in Europa, nell'interior, nell'arredamento, tanto che se voi entrate in Google trovate veramente un sacco di tutorial che vi raccontano questo trend, ma dall'altro lato adesso è diventato un trend che il Giappone si sta importando, perché è come l'Europa vede il Giappone ed è anche da un certo punto di vista molto apprezzato. Infatti in Japan D abbiamo dall'oggettistica all'arredo, all'interior, questa unione tra la naturalità, l'organicità dei materiali, per cui meno radiati, organici, ma nello stesso tempo poi anche tutto questo mondo più di colore, di aspetti inusuali. Infatti vi ho messo anche degli aspetti di tutto il mondo delle stoviglie, dell'oggettistica, tutto il mondo del copper, il rame. Questi sono veramente degli stili molto interessanti. È ovvio che da qua possono nascere tantissimi tipi di prodotti. Ora, a conclusione della nostra carrellata, mettiamo le collaborazioni. Cioè, i brand, sia locali che internazionali, in questo momento hanno puntato tantissimo nel collaborare. Ed è per questo che vi stiamo presentando un progetto dove collaborare con uno store e creare o un prodotto ad hoc o qualcosa che viene raccontato solo da loro è la cosa più interessante. Dove ci possono essere tutti gli stili? Qui ce ne sono alcuni. Localizzare la cosa più importante, per cui guardate, l'ultima apertura è Uniqlo a Asakusa.
e Uniclass Hakusa è proprio una collaborazione con un'area di Tokyo dove tutto deve essere legato all'heritage locale. Per cui non è l'unico, lo stesso Uniqlo che trovo a Ginza o lo stesso che trovo da un'altra parte. Questo è importante. Hai detto una cosa importantissima, ci tengo davvero a sottolinearla a tutti i produttori che ci ascoltano. Una parola chiave quando ci si avvicina al Giappone è localizzare. Bisogna essere pronti ad adattarsi a questo paese un po' particolare e a localizzare nel modo corretto la propria presenza qua. Questa è una parola chiave che è veramente importante tenere a mente, no? L'ha fatto Uniqlo all'interno dello stesso Giappone, quindi è l'esempio proprio perfetto. Cioè, deve essere e potrebbe essere anche una realtà italiana che racconta se stessa, il suo territorio, ma l'ha adattato a un heritage locale giapponese. Questa è una cosa anche questa interessante. E poi abbiamo un altro tipo. Abbiamo anche un altro tipo di collaborazione, quella di Family Mart, che è un convenience store. Voi sapete che una delle cose particolari di Tokyo è andare in questi micro negozietti, che non sono dei negozietti solamente tipo droghia, sono sempre molto stylish, hanno sempre le loro linee. E in questo caso c'è stata una collaborazione con Facetasm. Facetasm è un po' l'idolo sia delle Fashion Week sia di Tokyo che di Parigi, per cui è un brand molto cool che ha creato una linea minimale ma dalla qualità altissima. E questo ve lo assicuro perché l'ho provata di recente. Ne parlano tutti sui social, quindi ho provato anch'io le calze col marchio 7-Eleven. E vi assicuro che la qualità è ottima, accattivante lo stile, ha colpito tutti i giovani qua, sta diventando il trend del momento. E poi vi faccio vedere un'altra collaborazione che ci può aiutare molto, che è la Salomon. Salomon ha creato una linea e mi piaceva proprio farvi vedere la tipologia di immagine che è stata creata. Tra l'altro una combinazione che per noi in Italia non verrebbe mai fatta, non ci metteremmo quel pantalone con quella calza e con quella, chiamiamola, clocks. Ma questo è uno stile, un gusto giapponese, per cui l'hanno adattato alla sneaker sandals, perché tutto adesso viene un po' adattato a questo mondo, piuttosto che guardate queste altre immagini, sempre lo stesso prodotto ma ambientato nei diversi lifestyle. Questo è un meccanismo che molti brand stanno attuando, presentare lo stesso prodotto, specializzati in quel prodotto, ma per differenti tipologie di cliente nello stesso Giappone. In questo caso proprio vedete uomo, donna, uomo che fa un viaggio domestico piuttosto che con la camicia, piuttosto che semplicemente seduto in uno dei loro locali. E la stessa cosa l'ha fatta Crocs, che ha personalizzato con dei designer locali questo concetto di glamping outdoor, questo quasi crossword dei vari stili. Altra cosa è veramente particolare. E poi per finire, Beams Birkenstock. Ovviamente vi sto facendo vedere le cose più evidenti e di sicuro in base ai prodotti che voi avete, poi questo progetto proprio intende anche andare ad approfondire ciascuno delle vostre dinamiche, dei vostri items. Io ho terminato questa parte. Grazie mille, Orietta. E anche nell'ultima slide hai dato l'esempio di una collaborazione e capiamo che è veramente importante al giorno d'oggi per la complessità del mercato, non solo qua ma in tutto il mondo, instaurare collaborazioni. Questa secondo me è un'altra delle parole chiave di oggi. Corretto? Corretto. E il collaborare ovviamente è, come si può dire, un modo per sentirsi vicini a loro, ed è per questo che la formula della coolness è quella di dire: ti racconto sì l'Italia, faccio già una collab con uno store
con un multi-brand, con qualcuno che è rilevante all'interno del Giappone, e automaticamente funziona meglio che non tutti gli altri tipi di advertising, perché faccio partire la passaparola. Esatto, si va direttamente a colpire il cliente finale, diciamo, si va direttamente a testare veramente sul mercato. Io lascerei adesso un po' di tempo alle domande, se ci sono domande scriveteci pure in chat. Oggi abbiamo parlato tanto di outdoor, di sportivo, ma comunque anche come vedi invece nel mondo del lavoro? Ok, outdoor abbiamo visto, sono fanatici, vanno perfetti, come vedo sempre io quando vado a fare hiking, sono magnificamente attrezzati, è sempre cool anche lì. Nel lavoro invece, come vedi, che cambiamenti stai vedendo nel mondo del lavoro in ufficio, ad esempio? Sicuramente nel mondo del lavoro è sviluppato tanto il lavoro in remoto, come da noi. Per cui sviluppandosi il mondo in remoto non serve più quella divisa pragmatica e continua che bisognava avere prima. Questa è una cosa che ed è anche uno dei motivi perché si è un po' rallentato il concetto di dover comprare più abiti formali, più, e parlo di uomo. La donna no, la donna si è liberata molto. Beh, la donna si è liberata molto perché anche nel mondo del lavoro cerca di avere una formalità nella parte top, per cui tutto quello che è il blazer, la maglieria. Cioè la maglieria, per esempio, è uno degli elementi importanti. E mentre in Europa possa avere una maglieria molto più exciting, diciamo, non osano tantissimo, perché nel mondo del lavoro vogliono comunque mantenere un nuovo prodotto di maglieria. Composto. Estremamente sobrio. Questo è un po' dalle ricerche che abbiamo fatto. Mentre nell'uomo compare la maglieria al posto della camicia. Questo è un dato molto importante. Un grande cambiamento per il Giappone. Che è un grande cambiamento. Andiamo dal dato completo. Sotto la giacca diventa il nuovo modo per sentirsi. Ma io lo vedo anche nei meeting, a volte che ho più formali, con personaggi che prima avevano sempre giacca e cravatta, ora mantengono la giacca, ma sotto hanno un girocollo, magari una maglieria molto fine, per cui in questo caso è un prodotto, secondo me, molto italiano, perché è una maglieria estremamente fine, finita, estremamente italiano, e può permettere di affrontare un lavoro remoto. Abbiamo una domanda. Ah sì, sì. Ci dice... E ovviamente ci sta chiedendo se noi abbiamo previsto, oppure se tutto il progetto prevede anche degli eventi new cool per il consumer. Mi sento di dire di sì, perché proprio questa è la collaborazione che si sta creando con Yoshimasa e si sta creando con i tre department store e store di cui abbiamo parlato. Ma sicuramente Eleonora può rispondere invece per chi ha già un distributore locale e vuole dare slancio alla notorietà del brand, come potrebbe funzionare questo? Tramite l'e-commerce. Ah, scusami, no, un'altra domanda ancora. Sì. Scusa, perché poi ne abbiamo anche una sull'e-commerce in realtà. Tantissime, no? Abbiamo tantissime domande, cerchiamo di risponderle. La notorietà, ok, già presenti con un distributore. Intanto io chiederei innanzitutto, la prima cosa che chiedo di solito in questi casi è andiamo a vedere com'è il vostro rapporto col distributore. Cerchiamo di partire da lì, creare una forte comunicazione con loro. Andiamo ad analizzare insieme, ok, vi capite veramente? Siete allineati in pieno? E poi da lì si può andare a pensare insieme ad attività promozionali, che possono essere dal attività promozionali in senso fisico, sia in digital. Quindi per le aziende che già sono presenti e vogliono migliorare la loro presenza qua, potete contattarmi liberamente, facciamo una call, ci sentiamo brevemente, andiamo a capire di cosa c'è bisogno
perché non tutti i casi sono uguali, hanno tutti situazioni molto diverse, quindi è molto importante personalizzare ed è uno un po' dei nostri punti di forza, appunto, perché siamo molto molto flessibili e andiamo a studiare caso per caso, quindi non c'è mai una risposta giusta, c'è sempre da analizzare la singola situazione. Però eventi promozionali li possiamo seguire sia in digital, appunto, dove abbiamo un team molto forte in questo settore, sia nella promozione fisica vera e propria, sia media placement anche. Vediamo. Allora, voglio rispondere a un altro paio, Eleonora, sicuramente. Quando parliamo di questo mondo glamping, il concetto è proprio questo. C'è un elemento di sportività, per esempio nell'uomo più formale, nella pelletteria, devo mantenere l'avere la pelle, devo mantenere di avere lo zaino, lo zainetto, la borsa molto funzionale. Poi il fatto di aver unito il materiale nylon piuttosto che un mix di materiali già me lo rende meno impettito della cartella da lavoro. Questa è una cosa molto importante. Oppure l'elemento colore, colore come dettaglio. Cioè ci sono proprio alcuni parti. La cosa importante nella pelletteria da uomo che c'è spazio, cioè forse più spazio che in quella da donna. Forse più non vuol dire che la donna non ce l'ha, ma nella donna avrai sicuramente un'altra serie di tipi di dinamiche. E l'uomo è quello che ci sta veramente chiedendo più prodotto, perché o trova cose super giovani, l'uomo magari formale, come dicevi tu Eleonora, oppure trova prodotti troppo formali, troppo old style. E come dicevo all'inizio, è proprio scattata la voglia di avere una cosa differente e non di essere legati solo allo solito brand che ho sempre comprato. E i tre nomi che vi abbiamo dato di retailers, diciamo che sono le uniche strutture aperte a questo, perché ce ne sono altre che hanno chiuso, cioè gli acquisti e non comprano mai niente di nuovo, vogliono ancora le cose vecchie. Ecco perché chi presenta nuovo automaticamente può vendere. Attira l'attenzione, sì. Hanno attirato l'attenzione e adesso c'è sempre più bisogno, appunto, di c'è tanta voglia, sento voglia di novità, voglia di vedere cose nuove. Poi se pensiamo in questi ultimi anni, fondamentalmente, mentre in Europa un po' ci si è potuti muovere, noi dal Giappone non siamo veramente usciti. Siamo rimasti bloccati qua da inizio 2020. Quindi più che mai ora abbiamo bisogno di novità dall'estero anche, secondo me. Di conoscere. Appunto, noi faremo in realtà poi anche un webinar sui nuovi trend italiani per i giapponesi. Questo è proprio un webinar mirato ai buyer giapponesi, no? E c'è tanta curiosità, ora che non riescono a vedere personalmente cosa sta andando all'estero e si sentono molto un paese chiuso, adesso come adesso, questo si riflette tanto nelle nuove necessità anche nell'abbigliamento quotidiano, secondo me. Sì. Allora mi sento di rispondere a alcune altre domande, cerchiamo di rispondergli a tutti, sicuramente. Poi comunque se non riusciamo... Siamo in contatto dopo, però insomma proviamo. Sì. Vorrei poi cercare anche di rispondere adeguatamente a tutti one by one e poi magari anche fissare delle call one by one, perché secondo me diventa anche poi molto più personalizzato. È meglio spendere un po' più di tempo, ma far bene. Per la gioielleria contemporanea, sì, che qualcuno aveva dovuto assentarci. Sì, c'è in effetti molta richiesta. Contemporanea meglio che non la classica, mantenendo sempre una certa sobrietà, ma inserendo sempre, questo è un messaggio che dico, sia per la gioielleria che per la calzatura, che per l'abbigliamento, pelletteria, mettete sempre in evidenza da dove arrivate, localizzate Italia, dove lo faccio, qual è lo storytelling che c'è dietro il mio prodotto. E nella contemporaneità puntate tanto perché loro vogliono l'italiano cool,
Abbiamo usato questa parola apposta. Non vogliono l'italiano che ha sempre venduto negli ultimi 10 anni la stessa cosa, ma vogliono una cosa cool, per cui contemporaneo per loro dall'Italia è che è un design differente rispetto al classico. Per cui può essere un materiale classico ma con un design leggermente differente, oppure potrebbe essere un design classico ma con un materiale che non si aspettavano. Innovativo. Che può essere innovativo. Tanto che anche per la gioielleria di Murano, ma di sicuro mi viene da dire, in vetro di Murano è una cosa molto particolare. Tanto che voi avete un cliente giapponese che è uno dei pochi che ha un'attenzione al caring, cioè alla cura del prodotto, molto più attenta che non altri. Per cui in questo momento che Venezia è la città più lontana di tutti, probabilmente, è anche la cosa che può attirare di più, raccontare, far vedere che cosa c'è lì, raccontarsi come lavorate, come avete reagito, cioè cosa avete portato, questo è un altro aspetto. E poi passo anche agli scarponcini da montagna, che vorrei dire che è sicuramente uno dei trend che andiamo a raccontare ai buyer, perché l'avete vissuto tutti e l'inverno scorso non si poteva chiare, allora si andava a fare la camminata sulla neve e anche le persone più impensabili hanno comprato lo scarponcino più chic, più cool probabilmente, ma anche funzionale. Pertanto la nicchia di mercato in Giappone è probabilmente ancora più grande che quella d'Italia, perché il glamping li porta ad andare fuori all'aria aperta, porta persone e famiglie giapponesi che non sono tipicamente sportive, non sono arrampicatori, non sono persone che arrampicatori nel senso non vanno a fare free climbing, e vogliono andare per fare la passeggiata in questi camp di hotel meravigliosi. Per cui mi viene da dire, sì, c'è la nicchia e c'è anche il modo per fare degli eventi di comunicazione mirati in questi spazi. Assolutamente. Vediamo se abbiamo altre domande. Ce ne sono tante. Sì, anche la parte tecnica del camping ve la suggerisco. Infatti speravo che ci fosse qualcuno che potesse anche offrire altri due tipi di prodotti al camping, al glamping, diciamo, attrezzature che siano di un design più moderno, che non siano le classiche dei grossi gruppi, io dico alla Decathlon per intendersi, ma qualcosa di un po' più italiano. E poi sicuramente il lifestyle, per cui tavoli, tavolini, i cuscini, l'oggettistica per arredare questi spazi, perché arredare questi spazi vuol dire anche renderli un pochettino più alternativi, cioè vivere un'esperienza di avere un design, un living magari più particolare, ma se all'interno di una tenda o di una tenda casetta, perché alcune sono proprio fatte anche in legno o strutture prefabbricate. Grazie mille, Orietta. Ci sono veramente tantissime domande, molte, ti faccio notare, sono anche nella parte Q&A, non solo in chat, nella parte Q&A, ne abbiamo entrambe, quindi poi per i dettagli siamo un po' pratici riguardo a questo progetto che abbiamo lanciato, The New Italian Cool. Per quanto vi manderò una presentazione lunedì via mail, nella quale avrete proprio tutti i dettagli del progetto e anche i costi, vi contatterò via mail o potete anche voi contattarmi direttamente, poi vi lascerò il mio indirizzo email qua in chat, mi scrivete ed entriamo in contatto direttamente, ne parliamo. Sì, infatti anch'io mi sento di dire a Stephen, che non abbiamo focalizzato tutto sull'e-commerce, ma abbiamo molto da dire sull'e-commerce, perché anche l'evoluzione e-commerce si è strutturata tantissimo, tanto che gli stessi department store, un Isetan piuttosto che un Beams, hanno potenziato l'e-commerce e
si possono trovare anche dei ponti per sviluppare questo canale cross border. Questo sicuramente, infatti ve lo sto rispondendo live, ma il mio suggerimento è proprio fissarsi degli one to one, perché è la cosa veramente più particolare, più adatta. Sì. Se abbiamo altre domande di carattere generale, altrimenti io direi che abbiamo... Possiamo rispondere a quest'ultima generale, lo so che non vogliamo andare via, abbiamo capito, però una domanda generale che abbiamo da un anonimo, però per brand, un'azienda italiana che vuole entrare e crescere in Giappone, diciamo che è un ottimo momento, se ho un design nuovo e se riesco a essere capace di comunicarmi bene, per cui raccontare bene dove sono, perché sono esperto di quel prodotto e perché ho questa capacità. Usando un linguaggio, io quando dico un linguaggio più giapponese vuol dire poche parole, tante immagini, tanti video e tutorial. Si chiamano tutorial, vuol dire istruzioni per l'uso. Sì, grazie per averlo sottolineato, perché seguendo molto spesso le dinamiche post incontri, post B2B tra produttori e importatori qua e buyer qua, è una delle necessità. Una delle prime cose che chiedono sono video. Da video di come viene fatta la produzione fino appunto video tutorial, proprio, ma molto dettagliati. Quindi è importante prepararsi prima. È per quello che siamo qua anche noi apposta, per consultarci con voi prima, dirvi ci sarà bisogno di questo, 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 ci prepariamo insieme e poi andiamo a proporci insieme al buyer nel modo più completo, sin dall'inizio, no? Perché la perfezione, come dicevamo, è molto importante e il primissimo approccio fa tanto. Quindi quando ci andiamo a presentare per prima volta al buyer dobbiamo essere pronti, veramente pronti con tutto il materiale fotografico, video, eventualmente anche sottotitolato se ci fosse bisogno, tradotto sempre. Sempre tradotto, però, tradotto. Ovviamente. Va bene. Direi grazie. Anch'io ti ringrazio molto. Abbiamo tirato fuori delle parole chiave, diciamo. Innanzitutto comunicazione, di certo, come ci si presenta all'inizio, collaborazioni, tutto quello che è nuovo, inusuale e cool. D'accordo, Arietta? Concordi? Io sono completamente d'accordo, mi piacerebbe proprio mandarlo anche come nostro recap. E la coolness è la chiave, cioè no old style. Grazie. La chiave. Grazie a tutti. E vi scriverò lunedì lasciandovi i nostri contatti e inviandovi la presentazione più dettagliata del progetto. Grazie. Grazie Eleonora, grazie Davide, grazie Francesco, grazie Italian Chamber of Commerce in Japan. Buon venerdì a tutti.